Giorgia Meloni dice che il Parlamento è illegittimo e che si deve tornare al voto subito, subito, subito. Bella, brava e buona Giorgia Meloni, che vuole tornare subito al voto, che vuole conquistare Palazzo Chigi. Ma dai Giorgia Meloni, mettiti calma, vai subito in una bella libreria. Compra una copia di questa opera storico-mitologica, leggila, leggila. E mentre la leggerai, capirai che ti conviene, Giorgia Meloni, stare all'opposizione, all'opposizione. Perché chi sta all'opposizione può urlare quanto gli pare, tanto non c'ha responsabilità governative. Chi sta all'opposizione può dire che tutto quello che fa il governo è sbagliato, è sbagliato. Tanto la paga corre lo stesso, anche se uno sta all'opposizione, non sta al governo, basta stare in Parlamento, la paga corre lo stesso. Giorgia Meloni, da retta a Serafino Massoni, che è autore di questa pregiata opera storico-mitologica, non avere fretta di tornare alle urne, non avere fretta di andare a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni, perché è tanto brutto stare a Palazzo Chigi, ti devi prendere tutte le responsabilità. È il popolo che è sovrano, il popolo che è sovrano prima ti manda su e poi ti butta giù, e Giorgia Meloni sta attenta, che un domani appena sarai a Palazzo Chigi e il popolo sovrano si lamenterà di te, perché il popolo sovrano giustamente ha le sue esigenze, solo che le esigenze, una volta che sono state accontentate, nascono nuove esigenze, così all'infinito, all'infinito. Giorgia Meloni, stai all'opposizione che stai meglio, tanto la paga è la stessa, Non c'è differenza tra i parlamentari dell'opposizione e i parlamentari governativi, non c'è nessuna differenza. Giorgia Meloni, non avere fretta di tornare al voto, al voto, al voto, al voto, elezioni subito, elezioni subito. Adesso. Il nostro momento è adesso, 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 non avere fretta. Giorgia Meloni, divertiti, Giorgia Meloni, divertiti a fare l'opposizione. È così bello fare l'opposizione, non costa niente criticare il governo, non costa niente, Giorgia Meloni. Non è che devi pagare delle tasse per criticare il governo, Giorgia Meloni, Giorgia Meloni. Pensa a Serafino Massoni, Giorgia Meloni, che ti dà dei consigli buoni. Non avere fretta, non avere fretta, perché la fretta è cattiva consigliera, come si dice, la gattina frettolosa ha fatto i gattini ciechi, si dice così. Se non avere fretta, Giorgia Meloni, è così bella l'opposizione, che uno all'opposizione può strillare quanto gli pare, quanto gli pare. Senza avere nessuna responsabilità di governativa, è il popolo sovrano, è tutto contento quando sente l'opposizione che urla, 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 urla. Brava Giorgia Meloni, sei tanto bella, brava e buona quando urli. Brava Giorgia Meloni, mi raccomando, Giorgia Meloni, vai subito in una bella libreria sotto casa, comprati una bella copia di questa opera storico-mitologica e leggila. E dopo che l'avrai letta capirai che Serafino Massoni dà sempre dei consigli tanto buoni. Va bene, Giorgia Meloni, cara, 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 che dice che il Parlamento è illegittimo, che si deve tornare subito alle urne, al voto, al voto. Va bene, Giorgia Meloni, a te, Giorgia Meloni, e a tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni. Ok.